Dopo il boom legato al superbonus e le difficoltà, si spera in via di superamento, relative alla cessione dei crediti, il settore edilizio è in una sorta di limbo. I cantieri sono spuntati ovunque come funghi, ma questo fermento porta con sé altri rischi, in particolare per la sicurezza, come confermato dagli ultimi provvedimenti di sospensione di alcune attività imprenditoriali edilizie, in particolare per lavoro nero e violazioni in materia di salute e sicurezza, emersi a seguito delle indagini della Procura di Isernia. Un'attività che prosegue da tempo e che ha portato a controllare oltre 120 aziende e 500 lavoratori. In tutto sono state 120 le persone denunciate. Un'azione che ha visto accertamento di numerose violazioni, l'applicazione dell'istituto della sospensione dell'attività del cantiere. Aggiungiamo per il nostro territorio una mia direttiva con la quale chiesi a tutte le forze dell'ordine di collaborare con segnalazioni di cantieri sospetti al NIL per consentire un intervento mirato a tutela sempre dei lavoratori. La prevenzione resterà sempre un obiettivo fondamentale della Procura della Repubblica di Isernia. La tematica della sicurezza vede impegnata in prima linea la TGR, in piena sintonia con le azioni messe in campo dalle procure molisane. Il procuratore generale di Campobasso Pinelli, d'intesa con le procure di Isernia e Larino, ha infatti avanzato una richiesta per rafforzare i rispettivi nuclei ispettorati del lavoro. Fortunatamente non tutte le imprese chiudono un occhio sulle norme per la sicurezza. Per diversi addetti ai lavori, investire sulla tutela del lavoratore è di vitale importanza, in tutti i sensi. Da questo punto di vista gioca un ruolo di prim'ordine la formazione. Sicuramente iniziamo con tutta la parte di formazione e informazione da parte dei lavoratori, quindi li informiamo di tutti i rischi in base al tipo di lavorazioni che devono effettuare e poi obblighiamo per norma il datore di lavoro da tutti i dispositivi di protezione personale ai lavoratori in funzione delle lavorazioni. Dopodiché monitoriamo il cantiere e ci assicuriamo che adempiano alle nostre prescrizioni.